Giuseppe Virgilio, secondo classificato Girolamo Ingardia, e
e primo classificato il messinese Emanuele Schillaci della... Allora, inizio dall'assoluto in quanto è la prima volta che viene su questo campo di gara. Ci ha onorato, almeno a me, ha onorato la sua presenza come gli altri nelle gare da tutti cui organizzo, ma dico, questa è rimancata. E quindi da Divo un po' sentire il tuo parere in merito a tutto ciò che hai trovato e quindi cosa ne pensi della gara. Le critiche sono per crescere, ricordo. Non so io, almeno le tutte discorso. Che dire, la fin da sabato, anzi no, sabato ho provato la strada ed era abbastanza cioè bella, veloce, qualche tratto se non sbaglio era la P3, era un po' sconnesso. Lì non dipende la nostra volontà. No, però lasciando neanche mi ha detto un parere. Poi per quanto riguarda l'organizzazione, top, niente da dire, poi giornata stupenda, sia per me che ho vinto che anche penso per gli altri due assoluti. Si è creato un ex aequo fra i due, lui con un 1600 Radical SR4 e lui con un Gibbard 1000, e quindi era un ex aequo, quindi voglio dire una bagarre almeno. Volevo se l'abbiamo un po' ambizia, ma è bene, io ho una bella foto se ricordi ad Erici di quest'anno, dove c'è stato un podio abbastanza dinamico e giovane. Sentiamo il parere di Girolamo, vediamo cosa ne pensa della gara. E poi formalmente andiamo. E poi mi... No, io ho urgenza che mi fate una foto, penso che no. Al podio solo pulito.